la società romana. La società romana era divisa in due classi sociali: i patrizi e i plebei. Oltre ai patrizi e ai plebei c'erano i clienti e gli schiavi. I patrizi erano proprietari terrieri. Era il gruppo sociale che deteneva il potere politico e solo loro potevano far parte del Senato e comandare l'esercito. Appartenevano ad antiche famiglie nobili e si consideravano i discendenti dei fondatori della città. Il loro nome infatti deriva da patres, cioè padri. I patrizi erano suddivisi in gens, gruppo di più famiglie nobili che discendevano da un antenato comune, portavano lo stesso nome. Ogni famiglia dipendeva dal pater familias, il membro più anziano della famiglia, che aveva un potere assoluto. I plebei erano lavoratori, contadini, artigiani, commercianti e pastori che pagavano le tasse. Costituivano la maggioranza della popolazione. Infatti il termine plebei deriva da plebs, cioè moltitudine. Molti erano poveri, ma fra loro non mancavano i benestanti. I plebei non potevano partecipare alla vita politica della città e quando Roma era in pericolo dovevano lasciare la propria occupazione per combattere nell'esercito. La separazione tra patrizi e plebei era molto netta e le classi erano chiuse, tanto che era vietato contrarre matrimonio tra appartenenti alle due diverse classi. Questa evidente differenza tra patrizi e plebei scatenò proteste molto dure da parte della plebe romana, per poi sfociare in una guerra civile. I clienti erano plebei o stranieri che non appartenevano a nessuna gens. Erano persone libere, cioè non erano schiavi, che si erano messe al servizio di potenti patrizi in cambio di protezione. Ai patrizi assicuravano fedeltà e servizi di ordine economico e militare. Gli schiavi erano prigionieri di guerra,
o plebei che non erano riusciti a pagare i debiti. Erano persone che non possedevano alcun diritto e venivano impiegati soprattutto nel lavoro dei campi o nei lavori all'interno della famiglia. Il paterfamilias aveva su di loro potere di vita e di morte. Poteva anche donargli la libertà, facendoli diventare dei liberti. I liberti godevano della cittadinanza romana. La maestra Selene. Thank you.